Federico Barontini non presente in campo ma comunque a vedere la partita contro la Tiberis per quanto riguarda il Castello Group è arrivato questo pareggio, che gara è stata? è stata una gara con un primo tempo diciamo un po' troppo a ritmi blandi per quello che è il nostro standard e non siamo stati molto incisivi, molto pericolosi poi il secondo tempo abbiamo cambiato decisamente marcia, abbiamo fatto 20-25 minuti a gran livello, abbiamo sbloccato il risultato, abbiamo colpito un'altra traversa ancora un altro paio di occasioni. La partita chiaramente in mano nostra, poi un calcio di punizione, un colpo di testa. Abbiamo perso un giocatore in area a Scoscini, il gol dell'ex è arrivato il pareggio e da lì poi abbiamo anche rischiato e cambiato nuovamente la partita, loro hanno preso fiducia. Manca ancora la vittoria esterna, però sono sei risultati utili consecutivi e la classifica assume un altro aspetto. Sì, l'ultimo mese è stato buonissimo da parte nostra con delle prestazioni molto buone sia dal punto di vista del gioco che soprattutto dell'intensità e dell'aggressività che era quello un po' che ci era mancato. La squadra è cresciuta però se vogliamo manca ancora quell'ultimo salto di qualità che ci potrebbe permettere di fare un campionato tranquillo magari guardando più avanti piuttosto che indietro ma adesso ancora non siamo in grado di poter guardare davanti. Nel prossimo turno al Bernicchi arriva la Vis Torgiano, squadra che è reduce da due successi consecutivi e che ha vinto la Coppa regionale, quindi gara sicuramente complicata. È una squadra che adesso è in un buonissimo momento di forma, di risultati, sicuramente verrà per cercare quantomeno insomma, un risultato positivo ma noi soprattutto in casa nelle ultime prestazioni dal dopo derby siamo stati veramente incisivi e crediamo di continuare su quelli standard. Come stai Federica quando ti rivedremo in campo? Eh, adesso cammino abbastanza bene, no? a parte di scherzi, mh, giovedì devo effettuare una visita di controllo e poi vediamo anche quale sarà il risponso medico da questo stiramento sul retto femorale. Io spero nel giro di due o tre partite di poter dare il mio contributo, ma può darsi anche che se ne riparli anno nuovo.